Sarà un'edizione di Luci d'Artista in tono minore, quella che prenderà il via venerdì 2 dicembre a Salerno. E così, mentre tra le strade del centro prosegue il montaggio delle luminarie, in città non mancano le polemiche, questioni che ha provato a smorzare il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Noi avremmo voluto fare qualcosa di più rilevante, per la verità, ma sapete che ci sono state delle difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e molte ditte non hanno partecipato alle gare che noi abbiamo messo in campo. Abbiamo avuto delle difficoltà quindi di tempi perché le ditte non hanno partecipato, abbiamo fatto degli esperimenti di gara successiva, abbiamo appaltato e quindi siamo partiti con un po' di ritardo. Il primo cittadino in ogni caso è convinto che Luci d'Artista, seppur tra ritardi e riduzioni, sarà un successo, garantendo una boccata d'ossigeno importante all'indotto turistico salernitano. L'impatto che la manifestazione avrà è quello che i nostri albergatori, i nostri commercianti, i nostri cittadini si aspettano. Nel senso che è comunque un importante attrattore turistico che viene dopo le tragedie della pandemia e quindi rappresenta anche da questo punto di vista simbolico una speranza di futuro. Questa nostra iniziativa annuale è un motore importante dell'economia e quindi abbiamo dato seguito, abbiamo realizzato una sessione assolutamente soddisfacente, la vedrete. Avremmo potuto fare di più, però le contingenze ce l'hanno impedito, l'anno prossimo risponderemo.